Buon pomeriggio amici lontani e vicini, siamo con il presidente del centro studi Nino Saltalamacchia e con Martina Iaculino ed Alice Rossello. Questa sera in programma anche la quinta edizione della borsa di studio dedicata ad Anna Maria Leone. Presidente, ricordiamola. Sì, lo ricordo con molto affetto. Anna ha dedicato la sua vita al centro studi, è stato presidente per tanti anni, abbiamo raggiunto grazie al suo impegno notevoli traguardi. La sua vita praticamente era il lavoro che svolgeva al comune nella nostra sede del centro studi, e quindi quando purtroppo è scomparsa prematuramente nell'agosto del 98 abbiamo deciso insieme a tutti i soci del centro studi di istituire questa borsa di studio per ricordare la sua memoria e incentivare i giovani allo studio sulle isole Eolie. Questa sera quindi la quinta edizione con un premio ex equo. Martina Iaculino ed Alice Rossello. Con molto piacere, sono due ragazzi. Martina la conosco da sempre, Alice ho avuto la fortuna di conoscerla quando ha presentato la tesi di laurea. È la prima volta che la borsa di studio viene divisa a metà fra i due ragazzi. Questo mi fa piacere perché hanno svolto un lavoro importante e la commissione ha avuto notevole difficoltà per la premiazione. E allora, eccole qui, le presentiamo. Martina, quindi una tesi dedicata alla pomice di Lipari, sì. Pomice che dobbiamo dire sempre più a perdere, perché la gente è stata pure chiusa. Pomice che infatti ormai forse non esiste più, quella che... Sì, la tesi si intitola Vocazione, tutela e sviluppo, una possibile conciliazione, e poi appunto il caso della pomice a Lipari. La tesi nasce intanto dal sentimento di orgoglio e di amore che io ho per quest'isola. Io mi sono laureata a Roma, quindi ho sempre avuto il desiderio di sponsorizzare le isole dappertutto, insomma, anche durante la tesi di laurea. E nasce dal senso di angoscia nel vedere appunto delle zone meravigliose come quelle di Porticello, come quelle di Punta Castagna, private delle vecchie montagne di pomice, delle grandi montagne di pomice, soprattutto nella situazione di degrado che tutt'oggi ancora permane. Ecco che quindi ho cercato di sponsorizzare e di trovare una soluzione al futuro della pomice a Lipari, un futuro non solo anche economico, insomma, una volta l'economia basata incentrata sull'attività dell'industria, oggi un'economia basata sul turismo. Ecco che quindi ho sponsorizzato, proprio ho preso spunto dal parco geominerario, dal progetto dell'allora assessore Giuseppe La Greca, che saluto e ringrazio perché è stato fondamentale per questo lavoro, appunto la creazione di un parco geominerario che possa mantenere vivo una memoria storica di un'attività che comunque ha segnato profondamente la storia eoliana, nella speranza di trovare una possibile soluzione. La tesi è stata scritta 4 anni fa, conclusa 4 anni fa, purtroppo la situazione è quella di 4 anni fa, non è cambiato nulla, quindi forse è peggiorata visto che gli stabilimenti stanno crollando, sono veramente in uno stato di... Quindi auspichiamo il parco, ma auspichiamo anche il recupero della montagna dove una volta ci si rotolava ed è anche documentato con caos, e anche della spiaggia bianca di Pomice, no? Ora ci sono cartoline che girano per il mondo. Certo, attrattiva di turisti, attrattiva di grande... Certo, auspichiamo una soluzione rinvivibile in poco tempo, perché è una triste la zona, che tutto sia rimasto così com'è. Ed ecco Alice, la tesi sul turismo dalla caotica Lipari alla isolata Alicudi, quale confronto quindi? Allora, il confronto che è stato fatto nella mia tesi è stato proprio perché il turista è cioè le isole Eolie sono 7, sono tutte molto diverse fra di loro, e per questo motivo ho voluto mettere proprio il confronto che c'è tra un turista che preferisce magari una zona un po' più popolata come l'isola di Lipari e un turista che può preferire una zona meno popolata come l'isola di Alicudi, molto più naturalistica ovviamente. Questo è stato fatto tramite dei questionari, infatti la tesi è una tesi tipo comunque sperimentale, infatti questi questionari hanno evidenziato che comunque molti turisti, soprattutto stranieri, preferiscono venire nel periodo di luglio in queste zone qua, in questo contesto. Questa tesi comunque è nata proprio dalla voglia di migliorare quello che è il turismo all'interno di questo arcipelago, perché è una zona bellissima e che deve essere comunque sempre e comunque valorizzata. Bene, abbiamo completato, ringraziamo Martina Iaculino, Alice Rossello e Nino Saltalamacchia, presidente del Centro Studi. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci.